Beh, quando sono partita, ci ho detto a mio padre, beh, là, forse ci salutiamo per, a morta, io non ritorno più. Sei vera che ti hai detto quando siamo arrivati a Termoli? Ti hai detto, forse lavoriamo, ci salutiamo a morta, non ritorno più. Beh, diciamo che una, prima che emigravamo, ci sognavamo il Canada differente, vedi Vittorio, ci sognavamo il Canada differente da come è. Che sarebbe stato tutto... Pensavamo un po', diciamo, che dovevamo migliorare presto. Sì. E si pensava, ogni volta che arrivava qualcuno dall'estero, si pensava già che si sognava, insomma. Già pensava, dice, chissà se si ritirava in matrimonio. Se tornava qualche giovanotto, era bello, era brutto, si cercava, spero che mi faccia dichiarazione a me, che così io parto. Tutti, insomma, sognavano questo. Era come... E c'erano tante ragazze che avevano il fidanzato in Italia, lasciavano quello, cercavano di prendere quello che arrivava dall'America per emigrare, non sapendo né se era buono né se era male. In conclusione, era come un sogno. Beh, francamente, quando ci partiamo da Italia, il Canada è un po' sano. Perché tutto il mondo dice che voi siete lì in America. In America, il Canada è un po' sano da parlare. E quando ci arrivisto, restai impressionato per la temperatura. Perché un muoio dalla Russia a botte, avevo un muoio, 7 piedi nei accordi, sì, quando cosa li sono lui, a Shabbat. Dici, ah, ma si fa freddo, ma sì, diceva vento, sai, ma con le sapete fuori, sta in forma, sta gli occhi. Io struvio, ma sta gli occhi, sta in forma. Quando sono arrivata qua, sono sposate e dopo ho fatto venire mio fratello Carlo. E lui a era ragazzo, non ero sposato quando è venuto dall'Italia, no? Aveva 17 anni. Aveva 17 anni, l'ho fatto venire, fu un avvenire. E dopo siamo organizzati, gli ho detto a lui, che non era capace a farlo venire tutto un golpe, no? Gli ho detto, zio Carlo, tu hai l'opportunità di far venire a mia sorella Antonietta, no? Siamo venuti a casa del mio fratello. Tutti quando sono arrivato quella notte, tutta quella neve. Oh, madonna. Quando ho visto allora, Canada con tutta quella neve mi sono spaventata, no? E lei è arrivata di notte qua da... Da Halifax. Ha fatto una tempesta di neve. Oh. Io con un bambino piccolino intorno, uno di 4 anni, sì, siamo rimasti un po' troppo delusi. Poi ho visto i miei fratelli, sono organizzati, mia cognata mi ha fatto trovare la camera e siamo stati 5-6 mesi insieme, avevamo 4 bambini. Allora siamo separati, abbiamo composto un'altra famiglia separata. E mio fratello Carlo ha fatto venire mio padre con mia mamma e un altro fratello. E poi ognuno abbiamo preso una strada per conto nostro. Ci cominciamo a lavorare per Canadian Structural Steelwork. Allora, Switzerland è venuto Boulevard Saint-Joseph. Il presidente era Romiro Gibrocho. Presidente e patron a me. Io ci lavoro da 4 ore d'après-midi a 8 ore di mattina. 6 ore per giorno. A 60 km dall'ora. Mais malgré 60 KSM, j'étais bien, parce que je voyais l'argent par chez nous à ma mère. Mais comme je disais, je m'étais dans la banque aussi. Tous les matins, je à 7 heures, sur l'autobus, on peut voir beaucoup de monde à laborer. La mia vita è una canzone che si ripete ogni giorno.
mi sveglio alle 7, alle 8. A lavorare e sudare per tirare la famiglia avanti. A lavorare, a lavorare si deve andare. The second car composed the second. The second car composed the second. She commands you to travel with the Guzurpi, continue with the song. Oh, c'était pas le temps, parce qu'il fallait travailler, ce n'était pas le temps de... J'avais pas le temps de choisir. Il fallait travailler parce que... Pour supporter une famille, j'avais besoin de travailler, puis j'avais pas le temps de choisir. Quand moi je suis venue de l'Italie, mes cousines travaillaient dans le vêtement. Et je crois que tout le monde qui venait de l'Italie fait tout le monde le même travail. Oh oui, la première fois, là, on avait du monde qui pensait qu'il venait au Canada. Il disait qu'il trouvait d'argent pour le chemin. Mais il dit, moi, il m'a bien regardé là, partout, il l'a jamais trouvé, il m'a travaillé pour. Il me dit, monsieur Capot, oui, dit, vous allez un pays qui est très, très riche. Mais il faut travailler, par exemple. Il est très riche, mais il faut travailler. Moi, je le voyais comme un fleur. Peut-être j'allais à l'Amérique et je ne travaillais plus. Quand même que je n'ai pas travaillé beaucoup en Italie. Je suis plus travaillé ici qu'en Italie. Mais quand même, je veux dire, je voulais être un beau dame, un riche, comme je voyais les riches en Italie. Je veux dire, je voulais être moi aussi comme ça. C'est toute la jeunesse se croyait que l'Amérique, c'était un fleur. Mais après, ce n'était pas comme ça. Il faut toujours travailler. Beh, quando siamo arrivati qua, in confronto a un lavoro che facevamo all'Italia, qua era un paradiso per noi. In che senso? Beh, di lavorare, per dire che lavoravamo forte, quando nei grossi compagnie non lavoravamo più. Io per... qualche cosa. Un lavoro che gli ho fatto io, che ho 13 anni qui, era un anno ci abbastanza, solo un anno. Un lavoro che gli ho fatto che 13 anni qui. E lavorava in un ferro a posto di sopra, non credo che io facessi un medico. Hai capito come era da fare? C'è stata una grande differenza. Beh, certo, il lavoro che tu non l'avevi mai fatto in un paese, no? Non teneva tanta pratica, ma poi col tempo ti pigliava la pratica, lavorava. Erano un picnic, stavo a vacanza. A confronto del lavoro che facevamo noi all'Italia, no? Quando sono venuta qua stavo a vacanza. Ma a me la fame si sa più attaccata di più a fare doppio lavoro. La maison, la manifattura, le enfants. Hanno più di lavoro per una femme che per un uomo. È un po' più libero l'uomo. Se lui voglia trasferire, che sono 6.000 km,
per venire ici. Io venivo ici perché per cambiare fortuna, come si dice. E même temps costruire una famiglia, PID. Même ID, le Québec. Perché avec tout l'Italien, le Québec il est grandi pas mal. Perché prendre, mettons, 200 000 Italiens, ben, tu peux mettre que 198,9% des propriétés. Mais ça veut dire qu'ils ont contribué à la valeur du Québec. Ils ne l'ont pas détruit, ils l'ont construit, le Québec. Parce qu'avant, il y avait des maisons, deux planches, sept, une feuille de tôle. Puis c'est tout. Mais au moins aujourd'hui, avec l'immigration italienne, là, tu vois des belles buildings, des bâtisses, des maisons avec des briques, à marbre, le bec coloré.